Dicevamo c'è pieno di questi qua. Però in teoria, boh, non si muovono, no? In realtà serve ad ammazzare solo quello che ha qualcosa davanti a sé. Sono tutti ex. Questo qua in realtà, vabbè, non ce l'ho montato, la castagnola, ma c'è un motivo speciale perché dovevo ammazzarli, danno tanti punti, non so, ok, questo c'è qualcosa. Sparo nera. Si sono allertati anche fuori. Non abbiamo ancora provato questo, in effetti. Che poi tra l'altro qua c'è l'idolo qua dietro, non è che... no. Però veramente un... ho schiacciato, ma non ha dato buono. L'ho schiacciato, ste B, dai, per favore. Oh, che scatole. Oh, un fetto di Ugo. Là in realtà mi sa che solo, se ci penso, non siamo venuti da là, probabilmente apriamo quella porta lì, è solo una scorciatoia. Però apriamo. Come si apre da questa parte? Allora non è quello che pensavo. No. Probabilmente avrebbe dovuto essere più qua quella porta. Vabbè. Vediamo su, c'è qualcosa da vedere su. Gocce di sangue del drago, ragazzi. C'era qualcosa qua sopra, quella cosa lì, non era una cosa normale. Adesso tutte le cose gialle che vediamo in giro ci facciamo. Ammasso di adipe. E questi si rompono, eh.
Possiamo uscire da qua o... Allora, in teoria c'è andare di qua. Cos'è? Non si vede niente, cavolo. Puoi venire, per favore? Parata. Bel posto. Non ci sarà un altro di quelli là del terrore, cos'è che era quello senza testa, che ancora non siamo andati a fare, tra l'altro. Questo è stato... Quanti siete? Ci ha ustionato, dovrebbe quella rinfrescante. Se non dura come il veleno... Potrebbe non fregarsi di nulla. Ah, tutto qua. Ma? Saranno davvero morti questi? Tutto qua intendevo la stanza. Ovviamente. Sempre più in alto. Compresse. In realtà non è quello che devo fare. Ah, ok. Quello del tempio.
E là, vediamo che c'era una cosa che mi ha lasciato indietro. Beh, forse sarebbe meglio approfittarne, visto che in questo momento abbiamo ammazzato. Poi mi sembra strano che qua non ci sia niente. Allora, torniamo dentro un attimo. Andiamo. E proviamo a guardare. No, mi fa piacere che hai cambiato un po' il tono iniziale, che sembrava solo veramente mini boss, qua invece un po' più, c'è stato un po' più di respiro esplorativo. Ma praticamente non torniamo su, era qua, no? Ci siamo buttati. L'importante è non incontrare un boss. Spero che si esca. Che casino. Questo è l'ingresso allora. In fondo c'erano tutti i cadaveri, mi sembrava un po' strano. E qua c'è un motivo per andare lì, sono sempre lì. Boh, sembra di no. Piacciono che si muovono dopo averli uccisi. Io direi che lì non c'è. Ah, niente, qua si risale e si torna su. Quindi il percorso è questo. Che abbiamo già fatto. Adesso vediamo cosa c'è dietro la casupola. C'è l'antenna per i telefonini sopra. A parte aprire la porta. Un po' strano, eh? Qualche altro strumento. Testo esoterico Senpou. Un libro di segreti che permette di apprendere le abilità dello stile Senpu. Senpou, boh, come si pronuncia. I monaci del tempio perfezionarono le arti marziali alla ricerca di virtù. Credevano che i pugni forti, disciplina rigida, fossero essenziali contro i nemici del Buddha. Il tempio Senpu cadde poi vittima di un'ossessione per gli immortali che corruppe il loro stile. E i loro insegnamenti sono diventati non morti, diciamo. Qui mi deve iniziare. Quando si vedono delle pareti con qualche disegno strano, bisogna farci un pensiero. In teoria queste sono tutte le passive, dovrebbero essere appunto sempre attive e basta. Vabbè, da qua non possiamo vedere, quindi cosa abbiamo preso? Oh, sì, vabbè, ci sta, siamo arrivati in cima alla montagna per apprendere un'arte. Boh, mi lascia un po' perplesso mi piace che comunque si veda il mondo là, c'è sempre quella cosa là, che è là da sola.
Perché vedere anche di qua sembra tutto impervio e irraggiungibile, a meno che non ci si butta di nuovo giù di dalla rupe di là, oppure si sale sopra lì in qualche modo. Però non vedo alberi. Si poteva salire sul tetto del ponte, magari. Boh. Comunque da. Ah, ok, guarda che si poteva fare qua, cavolo. Non c'ho. Vabbè. Peccato sono andato anche perché volevo vedere se era rimasta una parte non vista. E in realtà sembra solo una strada di ritorno o ci ho visto male io. E quella porta lì? Colpi di preghiera. Acquisisce l'arte di combattimenti, colpi di preghiera che usa colpi di gomito e di palmo per scatenare un'ondata di attacchi rapidi che infligge danni e impedisce il contrattacco. Impedisce il contrattacco. Questi colpi sono sia un'arte marziale che una forma di preghiera. Solo con la forza sconfiggerà i nemici del Buddha. I due pulsanti più ancora l'attacco. Ripetizione, cioè ripetizione cosa vuol dire? I primi due, poi sempre solo il destro? Perché non credo che sia primi due, destro, primi due, destro, sarà primi due, destro e continuare, però non so. Penso. Ovviamente qua non ce la fa vedere. Abbiamo mille di denaro. Di denaro, spenderlo. Allora, blemi spiritici quanti ne abbiamo? Iniziamo a prendere qualcosa di questo. Pare che sarei tentato di prendere tutto fino a una. Se, o se no ci tocca andare al negoziante. Sì, potevo fare anche col butto. Colpo, sono in sovrappensiero. Stavo pensando. Costano tantissimo, 100, 100, però vabbè, compriamone, basta. La quantità trasportata è aumentata di 1, non ci avevo ancora fatto caso. Non di 5, di 1. Ma dai, ma cioè. Non avevo ancora fatto caso a questa cosa. Allora, a questo punto io non so, francamente. Perché qua, secondo me, bisogna uscire da qua. Ma non si apre da questa parte. Perché anche andare dal boss là non è che sia questo importante. Ma si apre però. Chiaramente si apre, ma c'è questa gente. Vabbè, salve, buongiorno. Poi attaccarti, ok. Oh. Non riusciamo a saltarci sopra, avevamo già visto questo discorso. Cioè, quello là è al di là di questa collina, quella porta là. Non sapevo che c'eri anche tu, scusa, eh. Cavolo, che cavolo di personaggio questo. Danno allucinante, figura di affrontarli in tre. Ok,
devo ancora capire come farlo. Perché cioè, se anche se ci la... fai fatica anche anche andarci dietro. Più che altro sto ancora riflettendo. Devo andare un'occhiata qua, ma l'ha già dato un'occhiata qua. Non c'è niente in teoria qua. Quindi? E sto pensando se si invece... Cioè, ci deve essere un modo per andare sul tetto, non saprei se no... Perché se tu vai sul tetto... Vuoi esplorare ancora magari qui dentro? Vale come riposo, no? Il viaggio, sì. Dicevo, non è che magari si esplora ancora qui dentro? E là c'è... Qua per esempio è tutto sigillato, in effetti. Adesso sto solo perdendo tempo, eh. Ma non saprei veramente... Ah, là c'è una cosa. Ok, statua. Di qua non mi sembra che ci sia niente, invece. Perché hanno fatto questa, boh, scorciatoia? E se c'è da ammazzare questi, invece? Ma no, ma lì dice che non si apre da questa parte, questo è il punto. Dobbiamo vedere se c'è invece, vediamo di qua se c'è qualche apertura. Qua forse, no? No. Come siamo già dovuti salire una volta per proseguire? Io non vedo niente. Rompere le finestre, eh? Credo che si rompano queste cose. Comunque questo è esattamente dove eravamo prima, sull'albero. Quindi questa è proprio un'altra zona. Qua c'è qualcosa magari che... Ma no, non sembra. A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è, cioè, a parte poter andare a fare il boss là, ma e se tornassimo invece al castello, può darsi che in questo momento la via sia preclusa e non ci sia un accidente che possiamo fare qua. Il castello eravamo lasciati in sospeso due cose minimo. Era il percorso dietro il generale, vabbè, se non inutile che ve lo spiego così, e poi quello sul tetto, chiaramente. A volte in questi giochi le cose sono correlate, quindi magari poi succede qualcosa qui. Non so cosa. Questo qui ha parlato di una bambina. No, però nel santuario interno, no? Quindi... Non so, io ho provato a guardare la zona, sembra che non ci sia niente, non c'è niente a fare. Torniamo al castello.
potremmo andare a vedere prima di tutto qua. Magari non c'è niente, però. Il problema è che ci sono tutti questi, io invece voglio passarlo fuori. Questa l'ha già. Qui è questo. Questa cosa mi delizia, che bellezza, eppure è anche triste. Sembra chiamare, bramare qualcuno. Ehi, chi stai chiamando? Fammelo sentire ancora una volta. Ehi, tu. Mi chiamo Jinzaemon Kumano. Devo sorvegliare il fossato. Ah, no, sono dei nani, no, non capisco. A quale clan appartenete? Non posso dirlo. Non potete dirlo. Quindi siete uno shinobi? Non posso dirlo. Dovreste migliorare le vostre maniere. Non importa, se siete uno shinobi, non insisterò oltre. No, non ci cura essere trasportati. Avete mai sentito il suono di uno shamisen da queste parti? Ho seguito la melodia e sono giunto a questo pozzo. No. Capisco. Poiché siete uno shinobi, pensavo che sapeste... A chi sarà diretta questa melodia? Non so perché, ma non riesco a smettere di pensarci. No, non è niente. Fate come se non avessi detto niente. C'è qualcos'altro che aggiungi? Ho seguito la melodia. Ok, forse si sbloccherà la risposta sì. Prima vediamo un attimo qua. Probabilmente finisce. Oh, è quello? Detto che qui avrei trovato un lupo codardo, ma non c'è segno di lui. Uno shinobi sfregiato e incompetente, ridotto in disgrazia. Speravo di vederlo di persona, ma non sono stato fortunato. Non è che sbagli. Se davvero non può morire, prima o poi lo incontrerò di certo. Tu. No! Sei tu il lupo. Era meglio approfittare. Hai proprio l'aspetto di un codardo. Non importa. Dicono che sei morta. Vediamo sempre. Sì. Che cavolo di posizione. Ma che. Allora, eravamo. Sapevo, lo attaccavamo. Ok. C'è la barra che non gli scende. Ah,
Vabbè, questa è una prima... Gli ha riempito la postura, è incredibile quella cosa lì. Ok, proviamo là. Grazie per l'aiuto divino, mi serviva visto che ho giocato male. Non ho problemi ad ammetterlo. Però adesso... Ah no. Cosa potrebbe essere utile con lui? Oh. Ah, ecco, c'è il cavolo, Ce la facciamo? Cioè, il doppio colpo non me l'aspettavo proprio, cioè quella infilata. Via via via, tiriamoci un attimo al massimo. No, questo non la para. In realtà forse è meglio mettere di nuovo su questo. Allora, avrei dovuto indietreggiare. Bene, ma non ho certo giocato bene. Ok, si è aperto lì. Niente, portava semplicemente qua. Quindi abbiamo fatto bene andare avanti. Che stiamo andando nelle famose segrete abbandonate. Ecco, infatti. Perché si... Ah, faccia il bug. Quello lì è quello della campanella che abbiamo incontrato prima. E si è attivato per cosa? Non abbiamo più punto recupero. Che mi vede? È un lead, è una cosa? Ah! È un istante. Questo non è quello là, è un altro. Oh, era l'idolo. Ma il terreno non mi pare. Non si capisce. Andiamo.
apri. Forse lo gonfio. C'è questo qua. Allora, innanzitutto prendiamo qua. Shinobi, sono giunto qui seguendo il suono. Lo sentite? È molto debole, portato dal vento. Proviene da questo buco. Lo sentite, non è vero? Io non sento. Buco di qua, buco di là. È girato di là. Forse soltanto io posso udirlo. Nient'altro mi importa. Devo seguire quella melodia. Quella melodia mi chiama. Almeno credo che sia così. Devo seguire quella melodia. Ma come posso seguirla? Non lo so. Allora lasciatemi, vorrei ascoltarla per... Vabbè, una quest questa, insomma. È abbastanza... Mi piace questo posto. Verrai buttato giù o ti butterai da solo? Cosa? Se desideri raggiungere le profondità di Ashina, faresti meglio a lasciarti cadere. Da quella parte. Da quella parte. Di Ashina sono da quella parte. Ok, signora.